I'm going to let you guys enjoy reading this list of our new shows that are being introduced this year. And while you do that, I am happy to hear any questions and answer them. Adesso vi lascio leggere la lista di tutte le nuove serie su cui che presto vedrete in onda. Mentre le leggete, io sono qui a vostra disposizione per qualsiasi domanda voi abbiate per me. I'm going to show you a loss. Okay, we're going to do the Q&A, and then we have one or two little goodies from Lost that we will share with you. Quindi facciamo qualche domanda e poi ci sono quei piccoli regalini da Lost che vi avevo promesso prima. I have two questions for you, can I? Does anyone have any questions? Okay, you talked before about the importance of the experience for the consumers. Can you be a little bit more precise about it? Because it's something really important for the audience. So what do you mean for living the experience? Does anyone else have a question? L'importanza di vivere l'esperienza per il consumatore di cui Barry parlava prima. We want our shows to be grounded. That's the expression that we use, grounded in reality. We want the emotions, the experiences that we share in our storytelling, the characters that we create, to feel real, to feel so that so that in watching the shows, people feel that this is just like the life I'm living, or this is just like an experience I'm having or experience I've had, that after the show is over, they'll want to talk about that with other people, how it made them feel, what they think will happen next. These are all really important qualities in terms of creating communities around our shows. The more we are effective in achieving that, creating this connection, the magnetism between a viewer and the show, we feel that that makes our shows more fun to watch. Stimulates their mind, their thinking, their imagination about what's possible not only for the show but for their lives as well. E radicati nella realtà. Questo è proprio il termine che noi utilizziamo, perché noi vogliamo che le emozioni e le esperienze, i personaggi, il pubblico li senta veri, reali, così che le persone che vedono le serie poi possano dire sì, questo rispecchia in effetti la mia vita, un'esperienza che ho avuto o che sto vivendo adesso, che ne possa parlare dopo aver visto la serie, parlarne con altri. E queste sono tutte delle qualità che noi aggiungiamo perché vogliamo creare delle comunità intorno alle serie e raggiungere un magnetismo fra il pubblico e la serie, una cosa che poi sia oltre che divertente sia anche stimolante proprio per la vita degli spettatori. Another thing you talk about was energy, so to bring energy, to create a modern energy. Again, this is a very interesting concept. I think it's different from the others, so can you be a little bit more expansive about it? Il discorso di un'energia moderna all'interno delle serie. Simply put, we certainly don't want our viewers to be bored. We don't want our viewers to think. And what we do, it's interesting when you ask about energy. We want to continue to provide stimulation for the viewer in what they're hearing and what they're seeing, hopefully at the same time, it's best. So that they're constantly engaged. And that's what energy does, the energy in the storytelling, the energy in the viewing experience. We think that, you know, there are certain unconscious reactions that people have. I was mentioning to someone earlier today that there's nowhere else in our lives where we have an easier choice in buying or consuming quality than in television. We all sit with a clicker in our hand, okay? And sometimes we're just clicking the button. We're not even thinking. There's no conscious thought of like, oh, I'm going to change a channel. But we believe that sometimes when the storytelling bogs down, or it's not dramatically interesting, or the music is not providing this energy and emotion that it can provide, that people will unconsciously click, will change their channel. So what we're constantly trying to do is provide the stimulation, the energy,
to maintain the viewer with our shows through the completion of each episode. You'll get used to it. Ci abituerai. Noi non vogliamo che il pubblico si annoi. Quindi la cosa interessante, mi chiedevi dell'energia, noi vogliamo continuamente stimolare lo spettatore attraverso quello che vede, attraverso quello che sente, possibilmente le due cose insieme, vogliamo che siano coinvolti sempre, e l'energia fa proprio questo, perché esiste una reazione inconscia. Parlavo proprio oggi con qualcuno e dicevo che non esiste un altro settore della nostra vita dove noi acquistiamo o comunque consumiamo la qualità con facilità come con la televisione. Noi siamo sempre seduti lì con questo telecomando e certe volte senza neanche pensare clicchiamo e cambiamo. Per questo quando la storia, la drammaticità della storia non è abbastanza interessante, quando la musica non ci dà l'emozione che dovrebbe, la gente inconsciamente senza neanche pensare adesso cambio canale, semplicemente clicca e cambia. Quindi bisogna assolutamente stimolare l'energia dello spettatore. My last question for you, because then there are many questions from you. You're going to get your turn, sir. I know that you're waiting. Just give us a moment. Go ahead. Just one second. What inspired you in life? My wife. Okay. I finally got that right. Una volta ho risposto in modo esatto. Okay. Allora, cominciamo. Facciamo dal primo. Ce l'ha già. La faccio in italiano. Alla rovescio, visto proprio le ultime cose dette, sono state chiuse, mi viene in mente appunto Flash Forward, Ugly Betty e Lost naturalmente, e lui parla di 24, che anche quella è una serie chiusa. Mi piacerebbe capire quali sono i parametri per cui in America si finisce una serie. È logico, naturalmente il pubblico, meno pubblico e quindi si chiude, però visto dall'Italia il numero di telespettatori che avevano queste serie era talmente alto visto da qui che ci sembra impossibile, quindi vorrei capire se il parametro è solo quantitativo. Okay, now I understand what you guys have been experiencing. Adesso capisco quello che voi avete provato. That's an excellent question. So there's actually several answers. First of all, with Lost, I'm going to start with that because that will be easiest. Lost had a planned finale midway through the third season, or is it the second season, that Damon and Carlton and Steve got together, Mark Pedowitz got together, who and decided that Damon and Carlton essentially presented, we know how much story is left. We know exactly how many hours it will tell us to tell that the rest of the story. We want to present the show in the best possible way, and we don't want to unnecessarily stretch it out. What they related to, at least with Lost, was the experience of The X-Files, which aired for 9 seasons. Many people feel that The X-Files essentially finished its story around somewhere towards the end of their 7th season. And for the next 2 seasons, they did something that writers in television refer to as treading water. Damon and Carlton didn't want to do the same thing with Lost, so there was a negotiated end date. We knew 3 years ago that in May 2010, Lost would have its finale. That's Lost. Allora, diciamo ci possono essere diverse risposte. Allora, partiamo da Lost, che forse è il più semplice. Lost ha avuto un gran finale e quindi noi sapevamo esattamente a un certo punto quanta storia rimaneva e quante ore ci servivano per realizzare questa storia che rimaneva. E noi non volevamo assolutamente arrivare a stiracchiarlo. Venivamo dall'esperienza di X-Files, in cui, che appunto è durato 9 stagioni, e molte persone trovano che X-Files è realmente finito verso la 7ª stagione. Quindi da quel punto in poi si è fatta una cosa che noi chiamiamo camminare sull'acqua. E con Lost non volevamo assolutamente arrivare a questo, e quindi abbiamo raggiunto con una negoziazione il finale, e diciamo sapevamo già 3 anni prima che avremmo finito. 24, I think it was exhaustion.